Partiamo da un dato statistico. Da una ricerca di Confprofessione è emerso che nel triennio 2020-2022 il reddito medio in Italia dei professionisti è aumentato, soprattutto in Lombardia. Tuttavia resta comunque, e anzi è peggiorato in questo triennio, per molte attività professionali, tra cui quella di dottore commercialista e quella di avvocato. Però è importante spiegare questo dato. Molte donne, proprio perché si devono dedicare alla famiglia, alla cura dei figli, ed essendo professionisti c'è questo stereotipo in base al quale, non avendo orari di lavoro, lo possono fare più degli altri. Questo fatto fa sì che molte donne lavorino part-time oppure che collaborino presso altri studi di professionisti, quindi con una funzione più simile a quello del lavoratore dipendente. Il fatto che ci sia questa componente femminile nelle professioni in crescita fa sì che l'età media delle donne sia più bassa rispetto a quella degli uomini. Quindi questo ha un riflesso sul reddito, premesso che nelle attività professionali il reddito normalmente cresce con l'età e quindi con l'aumento dell'esperienza. Indubbiamente siamo ancora molto indietro, però perché vediamo anche in provincia di Varese come siano poche le realtà imprenditoriali dove donne in ruoli apicali hanno una retribuzione congrua al ruolo ricoperto rispetto al proprio competitor maschile. Però dei piccoli passi sono stati fatti. Mi riferisco ad esempio a tutte le norme che riguardano il congedo parentale o tutta l'attività fatta in merito alla certificazione di parità di genere. Il Comitato Imprenditoria di Varese svolge proprio attività in questo senso e anzi ne approfitto per segnalare che il 26 marzo il Comitato ospiterà una tappa del Giro d'Italia Donne che fanno impresa che avrà proprio come focus quello della certificazione di parità di genere. In questi ultimi anni si è verificata per molte professioni una crisi di vocazione, per cui sono diminuiti il numero dei professionisti. Tuttavia, in questo contesto, la componente femminile è invece aumentata. È importante ricordare comunque la legge Golfo Mosca del 2012, che ha consentito a tante professioniste di sedere ai consigli di amministrazione, nei collegi sindacali di importanti società. O ancora l'attenzione che in questi ultimi anni è stata dedicata alla tematica ESG, che soprattutto in tema di governance ha favorito le donne. Nella provincia di Varese molti ordini professionali sono presieduti da donne. Mi riferisco in particolare all'ordine degli avvocati, degli architetti, dei medici, dei geometri, degli ingegneri e dei tecnici di radiologia. Ancora, sempre Camera di Commercio di Varese ha promosso un'iniziativa che raccoglie tutti i presidenti degli ordini della provincia di Varese attorno a un tavolo dal quale scaturiranno delle proposte e delle attività che riguarderanno in particolar modo i giovani e le donne professioniste. Quella Camera di Commercio ha ridato vita al Comitato Imprenditoria Femminile, che ha come scopo quello di favorire l'empowerment femminile, ossia il ruolo della donna nelle imprese. Questo riferito sia ai settori in cui la professionalità femminile è particolarmente significativa, in questo senso mi rivolgo al mondo immobiliare piuttosto che del marketing, della cura della persona o anche del commercio al dettaglio, o anche in quei settori dove le donne sono poco presenti, quindi mi riferisco al mondo dell'economia, al mondo più finanziario oppure a tutti quegli aspetti più tecnologici, scientifici, matematici, dove c'è ancora un po' di gap. Però lo studio statistico, il Centro Studi Statistici della Camera di Commercio ha rilevato che l'imprenditoria femminile in provincia di Varese occupa circa il 21% rispetto al 19,7% della media lombarda. Secondo me occorre proprio un cambio di mentalità, un nuovo approccio culturale in base alle quali si abbandona questo stereotipo della donna che deve occuparsi della famiglia e della crescita dei figli. Occorre anche che ci sia un welfare che aiuti comunque le famiglie e le giovani professioniste.
Solo in questo modo le donne potranno avere, almeno in termini di tempo, le stesse opportunità che hanno gli uomini, quindi tempo da dedicare non solo all'attività professionale, ma anche alla formazione, all'acquisizione di nuove competenze, alla vita di ordine, alle attività istituzionali. Ritengo che sia molto importante investire nella formazione, in particolar modo avvicinare giovani donne a tutte quelle che sono le materie STEM, quindi quelle che hanno un'impronta più matematico, scientifico, tecnologico, economica, hanno un poco appeal per le donne fino a questo momento. E poi incentivare e incrementare tutte quelle misure che favoriscano il work-life balance, ossia diciamo una maggiore conciliazione lavoro e famiglia. E le attività del Comitato Imprenditoria Femminile di Varese molto spesso sono improntate a sviluppare strumenti in questo senso. Servono più stimoli, più orientamento verso le discipline STEM. Oggi solo una donna su sei è laureata in discipline tecnico-scientifico. È decisamente un aspetto negativo da migliorare a cura delle famiglie stesse, delle scuole, delle istituzioni che devono già orientare le giovani verso questo tipo di discipline. Sicuramente poi va incentivato l'aggregazione di studi professionali anche a livello proprio trasversale, perché questo consentirà anche alle donne di affrontare maggiormente con più serenità le nuove sfide professionali, nonché di affrontare al meglio anche il passaggio generazionale negli studi, che rappresenta per molti professionisti un po' un tabù e che potrebbe invece agevolare proprio le donne professioniste che hanno un'età media più bassa. Ancora la normativa fiscale, che a breve introdurrà la neutralità fiscale per tutte le operazioni di riorganizzazione nell'ambito degli studi professionali, così come già esiste per il mondo delle imprese. La legge sull'ecocompenso, anche questo è sicuramente un aspetto positivo. Ritengo che in primo luogo vada ridotto, se non abolito, il gender pay gap, di cui abbiamo già parlato prima. E poi ritengo anche molto importante, visto che le nuove generazioni sono sempre più attente alla qualità della vita, cercano anche un luogo di lavoro dove stare bene e potersi realizzare, quindi non solo dal punto di vista personale ma anche professionale, è importante puntare a tutte quelle misure che favoriscano questo benessere nel luogo di lavoro. Quindi mi viene in mente l'home working, che tanto è stato utilizzato in periodo Covid, laddove possa essere applicato, o comunque tutti quei, diciamo, strumenti tecnologici e non a supporto della qualità della vita in azienda. Ritengo proprio di sì, e credo che negli studi professionali la trasformazione digitale, l'adozione almeno iniziale dell'intelligenza artificiale sia già in atto, e questo consentirà di ridurre l'apporto umano per tutte quelle attività più a basso valore aggiunto, consentendo a noi professionisti e quindi anche alle donne di dedicare maggior tempo all'attività più interessante, che è quella consulenziale e progettuale. Per cui sicuramente sì, è importante però che in questa fase di grosso cambiamento, soprattutto con riferimento all'intelligenza artificiale, le donne siano delle protagoniste e non si limitano a subire quello che è stato creato e ideato dagli uomini. È difficile fare delle previsioni certe, però io penso sia molto importante che ci sia un lavoro congiunto a livello di sistema economico, politico, sia nel mondo del pubblico che del privato, a livello nazionale e internazionale, affinché l'intelligenza artificiale costituisca uno strumento a supporto della propria realizzazione professionale e non sia invece un ostacolo o un impedimento a questa.